approfittiamo che c'è il sindaco sul palco, lo invitiamo a cantare una canzone. Pensare... Se mi invitate a cantare una canzone vogliamo far scappare loro tutte le persone che stanno in piazza, e non è il caso. E io prima di ringraziare tutti gli intervenuti vorrei invitare qui sul palco sia l'avvocato Vincenzo Gunto che Gaetano Di Meglio. Quindi chiedo cortesemente all'avvocato Gunto, avvocato Gunto, Gaetano è stato con noi tutta la campagna elettorale e molti di voi quindi l'hanno già avuto modo di conoscerlo durante i comizi. Col padre abbiamo condiviso 5 anni di vita amministrativa ed è un piacere che è stato vicino a noi durante questa campagna elettorale. Analogo discorso vale per l'avvocato Gunto, che ci ha sostenuto durante questa competizione elettorale. Vi passo volentieri la parola. È pur vero che non sono abituato a mangiare, ma il sindaco appena mi ha notato che azzannavo un panino me l'ha sottratto. E quindi erano 15 anni che non salivo più su di un palco politico nel mio paese. Lo faccio questa sera per ringraziare io Caruso, che dopo già un'esperienza di 5 anni ha avuto ancora la lucida follia di ripresentarsi per amministrare questo paese. È un'attività difficile, come ho sempre detto, perché Serrara Fontana è un comune anomalo, è un comune che si su di un territorio che per essere collegato addirittura bisogna passare attraverso un altro comune. Separazioni delle ripartizioni che sono sempre un po' difficile gestire, con esigenze diverse, partono dall'Epomeo per finire a Sant'Angelo. Una sola cosa, sindaco, vorrei che tu fossi sempre convinto giorno per giorno quando accedi alle scale del comune, che nel nostro territorio abbiamo le due particolarità più importanti dell'isola d'Ischia, e che sono il Monte Epomeo, per il quale la cittadinanza ti deve ringraziare per averlo riacquisito, dove la cittadinanza di quel posto, e ritengo l'intera cittadinanza, ti deve ringraziare per aver riportato, e lo dico senza eufemismo, senza voglia di adularti eccessivamente, non ne hai bisogno, ti deve ringraziare perché hai riportato nell'ambito del patrimonio del comune quella ricchezza relativamente alla quale io la penso come destinazione in un modo un tantino diverso, perché i prossimi 5 anni che ti vedranno amministratore diretto senza la necessità di dover poi pensare a riprogrammare una tua campagna politica elettorale, si può pensare di fare qualche intervento di verifica per dirci dove si è sbagliato negli anni pregressi, perché non possiamo sottacere che le nostre aziende, e mi riferisco agli alberghi, sono tutti quanti con i registri in mano pronti a portarli in tribunale, non possiamo sottacere che i nostri giovani devono riprendere la valigia di cartone dei nostri nonni per andare all'estero. Quindi dobbiamo capire, bisogna sedersi a ragionare sottovoce e con grossa riflessione per capire qual è stato il momento in cui si è sbagliato. Tu oggi hai dimostrato di saper coniugare le regole con la politica, di saper trattenere il passo e di non farti prendere dall'agitazione. Sicuramente sei stato un buon sindaco per Serrara Fontana, hai preso il testimone da un condottiero quale Cesare,
mio carissimo amico. Io l'unica nota come vezzo che vorrei riportare è che, se non ricordo male, nel 1996, quando mi affacciai sulla scena politica del paese, uno dei primi candidati che con Arturo Trofa contattammo su segnalazione di Cesare fosti tu a Serrara, poi fu Dolly, poi è stata Irene a Fontana, poi c'è stato Di Meglio a Sant'Angelo, poi ci sono stati altri che oggi fanno parte del tuo consiglio comunale, e io ne sono contento. Auguri, auguri, auguri. Bravo, bravo. Grazie. È stato bravo e lungimirante nel scegliere le persone, visto che oggi la classe dirigente è composta da quelle persone a cui hanno pensato Cesare, Avvocato Agunto e Arturo Trofa. Io passo la parola a Gaetano, ringraziandolo nuovamente di essere qui con noi. Buonasera Serrara, sarebbe facile dirci che abbiamo vinto. L'ultima volta che ci siamo visti qua tenevamo tutti quanti un po' l'ansia da prestazione, no? Non sapevamo dopo 24 ore quale poteva essere il risultato delle urne, che è sempre quello al quale non si può fare appello. Ma io stasera, archiviata la vittoria e portata a casa la nuova sindacatura, vorrei parlare un po' ai cittadini di Serrara, ma soprattutto vorrei parlare sia al sindaco che agli amministratori che sono stati promossi dal voto del 5 giugno scorso. Io vi chiedo, e come giornalista, ma soprattutto come figlio di Fontana, di mostrarci che siete appassionati al vostro paese, dimostrare che quello che fate lo fate perché avete passione per il vostro paese, perché quando c'è la passione che regola gli atti di una persona, allora quella persona si impegna completamente. Fate in modo che tra 5 anni i cittadini di Serrara Fontana non vi debbano scegliere per l'atto che avete firmato a loro favore, non vi debbano scegliere per la scelta che è andata in un modo o in un altro, ma soprattutto perché hanno potuto capire che vi siete appassionati al vostro paese, che avete lavorato con passione, con impegno, con amore, con dedizione, senza paura, senza risparmiare, senza tirarvi indietro e senza personalismi. E questo è l'appello che io faccio, già nella dimostrazione in 5 anni, ma soprattutto all'intero consiglio comunale, perché tra 5 anni tu non potrai più candidarti a sindaco, loro invece sì. Ci sarà sicuramente un momento di riflessione politica che dovrà fare Serrara Fontana, e in quel momento Serrara Fontana che possa essere un laboratorio, un cantiere di idee, dove chi si occupa del territorio mette in mostro la propria passione, perché si appassiona in quello che fa. È un appello ai cittadini, Serrara Fontana è un piccolo laboratorio. C'è stato qualche giovane consigliere comunale che in consiglio comunale si è presentato con la lista delle parole da dire, una dopo l'altra, e diceva che le scuole di Serrara Fontana, questo me lo sono appuntato, dovevano avere qualcosa. È strano che un giovane che vuole dimostrare il suo impegno per il paese non sappia che le scuole di Serrara Fontana sono state le prime che sono autonome energeticamente, perché sono dotate di un impianto fotovoltaico. È strano che un giovane che si presta, che si è candidato a voler amministrare questo paese, non sa che mentre negli altri comuni si crea traffico e mancano i servizi, Serrara Fontana ha un servizio di scuola bus. È strano che chi vuole amministrare il paese non sa che l'unica mensa scolastica è quella di Serrara Fontana e interna. Allora, questo che ci fa capire? Ci fa capire che anche noi cittadini dobbiamo appassionarci al nostro paese. Dobbiamo tornare a parlare di politica come una cosa bella, come una cosa che interessa a tutti, come quell'argomento che fa parte della nostra vita. Vi prego di seguire i consigli comunali, vi prego di
seguire le vicende del paese, non soltanto le vostre vicende, di appassionarvi, di tenere il fiato sul collo a chi è chiamato ad amministrarvi, a chiedergli conto delle proprie azioni continuamente e non soltanto quando siamo chiamati personalmente a risolvere un problema o che ci sta vicino, ma ad avere passione per il proprio paese, ad appassionarci. Stiamo vedendo che attorno a noi parecchi osservatori parlano e discutono sul voto degli ignoranti oppure sul voto di quelli che non sanno. Facciamo in modo che il prossimo voto di Serrata Fontana sia il voto espresso da una comunità che non si è lasciata animare gli ultimi giorni di una campagna elettorale, bensì che ha seguito come la politica ha amministrato il suo paese, che sia cosciente degli atti che l'amministrazione compie, che sia convinta del proprio voto non perché ha ricevuto qualcosa, bensì perché ha potuto godere di un privilegio diffuso. Chi non ha passione, chi non conosce le cose, l'ignoranza, chi è distratto, poi viene preso dalla paura, viene agitato, come dice l'Apostolo Paolo, come una canna nel vento, sbattuto di qua e di là. Dobbiamo fare in modo che le nostre convinzioni da cittadini, il nostro ruolo sia intero, sia completo. È il nostro compito sorvegliare bene quello che fa il Consiglio Comunale, sorvegliare bene il lavoro dell'assessore, sorvegliare bene il lavoro del sindaco. Non è un'azione che fanno solo quelli che si vogliono candidare, ma è un compito che dobbiamo condividere come comunità. È la comunità che si appassiona e che deve dettare l'agenda politica a loro che si sono deputati e che abbiamo scelto per amministrare. Non facciamo che l'ignoranza, la distrazione, il voto che si agita con quattro paroline, perché sarebbe facile salire su un palco e animare la platea, dire quattro grida per far sentire alle persone bravo, bravo e strappare un applauso. Questo l'abbiamo fatto in campagna elettorale, ci siamo riusciti, abbiamo segnato più 500 questa volta, dopo 5 anni abbiamo segnato ancora di più il divario con gli altri e li abbiamo mandati nel pallone perché non sapevano più cosa fare, ma ormai questo tempo è finito. E siamo nel 2020, credo che Serrata Fontana ha tutto per essere una luce nell'intera isola di Ischia. Gli altri comuni che magari pensano, credono, si atteggiano a voler essere capofila, a voler gestire i flussi, a voler gestire le scelte, purtroppo devono rendersi conto che da Serrata Fontana arriva un esempio diverso. Arriva l'esempio di chi lavora, arriva l'esempio di chi interpreta i tempi, arriva all'esempio di chi non ha paura di mostrare le cose e di fare le scelte per la comunità. Il porto è un esempio, il porto è un dato di fatto, il porto era in mano ai privati, il comune l'ha tolto ai privati e l'ha dato ai cittadini di Serrata Fontana. Come ogni azienda il porto ha bisogno del tempo, è normale che sia così, è normale che per andare a regime ci vogliono degli anni. Io penso che questo già è il terzo anno che lo gestisce il comune e già il segno più nel bilancio comunale è evidente. Il comune di Serrata Fontana non ha anticipazione di cassa. Cosa significa? Che i cittadini del comune di Serrata Fontana non devono con le loro tasse pagare gli interessi, perché gli amministratori del comune per portare avanti l'ordinario si sono fatti prestare i soldi dalle banche, ma hanno i soldi del loro bilancio, quindi non pagano quelle tasse. I cittadini di Serrata Fontana sono chiamati oggi a dare un segno all'intera isola di Ischia e a svoltare, perché ormai hanno espresso il loro voto e adesso possono pretendere da chi hanno eletto. Perché se smettiamo di pretendere per il fatto singolo, ma cominciamo a pretendere per il fatto comune, per quello che riguarda tutti, allora cominciamo ad avere benefici maggiori e questo lo possiamo fare solo se siamo cittadini appassionati al nostro comune, appassionati alla nostra terra, appassionati a quello che ci capita attorno, perché poi sapendo le cose possiamo analizzare meglio quello che fanno, possiamo chiedere soluzioni diverse, possiamo interagire con la politica senza che ci prendano in giro, perché la cosa più brutta di quelli che non sanno e di quelli che sono distratti è che troppo facilmente vengono presi in giro, perché troppo facilmente ci hanno abituato ai nostri doveri a ridurli ai loro piaceri. I nostri doveri, i nostri diritti, quello che
dobbiamo avere, non deve essere per forza il risultato di un piacere che qualcuno ci ha fatto. Assolutamente no, noi dobbiamo. Io voglio ringraziare tutti voi che siete intervenuti, tutte le persone che ci hanno sostenuto durante questa campagna elettorale. Voglio ringraziare tutti i collaboratori, tutti i componenti della lista, quelli che oggi siedono in maggioranza e quelli che collaboreranno dall'esterno, affidando loro delle deleghe specifiche. Voglio ringraziare chi ci ha sostenuto durante tutti i comizi della campagna elettorale, i rappresentanti di lista, le donne e gli uomini che ci hanno votato. 1247 volte grazie. Io mi ripeto, è giusto che venga detto, in questi 5 anni sarò il sindaco di tutti i cittadini di Serrara Fontana, sia di coloro che mi hanno eletto, sia di coloro che non mi hanno eletto, riprendendo e ripetendo ciò che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Noi saremo gli amministratori di tutti i cittadini del comune di Serrara Fontana e di cose da fare ce ne sono tante. E per questo chiediamo la vostra collaborazione. C'è tanto da lavorare sull'igiene urbana, sulle scuole, sul porto, su altri settori che tendono e che devono essere valorizzati per rilanciare il nostro territorio, per dare nuove opportunità ai nostri ragazzi. E allora chiedo la collaborazione di tutti i cittadini. Chiedo la collaborazione, come diceva Gaetano, delle persone che hanno passione. Il padre Domenico aveva passione, aveva anche quell'esperienza politica, avendo militato per tanti anni in una formazione politica, e allora qui stasera chiedo ufficialmente a Gaetano di darci una mano, di darci una mano in modo concreto, attivo e dall'interno. È un vulcano di idee, mi sta dicendo già di sì, è un vulcano di idee che voglio valorizzare e coinvolgere. Come dobbiamo collaborare con le altre amministrazioni, e qui ringrazio il presidente del Consiglio Comunale di Ischia per la sua presenza e per la collaborazione che giornalmente abbiamo con lui e con le altre amministrazioni dell'isola di Ischia. Da soli non si vince, da soli non si raggiunge nessun traguardo. Possiamo essere bravissimi in un qualcosa, io ho fatto l'esempio di un'orchestra, da soli non riesce a realizzare la sinfonia, solo mettendo tanti strumenti insieme possiamo realizzare un qualcosa di meraviglioso. E allora ci vuole la vostra collaborazione, la collaborazione di tutti, per far sì che Serrara Fontana sia ancora protagonista nell'isola di Ischia e nella nostra storia. Grazie a voi tutti, grazie per la presenza, grazie per il sostegno che avete nuovamente riposto in noi. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Buonasera. Questa sera qui con noi. Tra un quarto d'ora c'è lo spettacolo. Non voglio parlare di politica perché io personalmente sto combattendo un'aspra battaglia con lo Stato, perché qualcuno dice che gli italiani non devono esserci più. No, noi siamo qui! E su questo libro c'è anche la foto di mio padre, che conoscerete tutti, che ha iniziato con una grande storia, 9 figli, e la storia siamo noi. L'hanno sentito, che bello! Perché la storia viene da noi e ritorna, è il ciclo della vita. La vita è bella anche se siano momenti sempre particolari. Vorrei sul palco, la prima cosa, facciamo un grandissimo urlo e un apprezzamento per il suo cammino, per la persona per cui oggi siamo qui tutti presenti, per il sindaco Rosario Caruso. Un grandissimo applauso e un grande urlo. Forte! Forte! Ho qui il piacere di avere con noi lo scrittore
Bruno Mancini, siamo stati insieme all'Expo di Milano per il Booking City, abbiamo rappresentato l'isola di Ischia e con una promessa stasera, parlavo poc'anzi con il predecessore del dottor Caruso, del sindaco, con Cesare, se abbiamo la possibilità dedicheremo una bella pagina al comune di Serrara nell'antologia poetica, un premio internazionale di poesie, e io adesso ve ne leggo una. Questo grazie allo scrittore Bruno Mancini e poi a tutti, alla mia compagna Patrizia, perché le donne lavorano in silenzio con gli uomini. Un applauso a queste donne! Questo è tutto l'applauso alle donne, allora no, siete proprio male. State. Più forte! Poi ve la lascio tutta. Ah, eccola qua. Sentite quanto è bella, perché specialmente mai come oggi ci sono dei momenti particolari in cui le generazioni di una vita, i nostri avi hanno fatto, costruito con una grande promessa. Stiamo sempre con voi, anche quando non ci siamo, però noi dobbiamo non solo avere l'opportunità, ma avere la caparbietà, come il mio amico, oserei proprio amico con la maiuscola, Bruno Mancini, caparbio, lui ha detto io vado avanti, perché la vita è una, non sono due. Lui sarebbe capace di camminare sull'acqua, però io devo andare avanti. Quella deve essere la nostra convinzione, non di scappare di fronte alle prime difficoltà, assolutamente. C'è una poesia bellissima, si chiama Inaspettatamente l'amore, la voglio dedicare proprio a te, perché nei momenti difficili della vita vediamo quando tutto è così triste e ci abbandona, vediamo un grande arcobaleno che ci coinvolge e ci stravolge. A volte dalla mano della guerra, serva del potere, spinto dalla sete di vendetta e giustizia, questo pianeta gemina e sanguina, separando mani, volti e sguardi, sempre più indifferenti gli uni agli altri. Quando si è sul punto di non farcela, quando l'orizzonte si oscura e il cielo sembra frantumarsi come cristallo, precipitando a terra in mille schegge di follia, d'improvviso l'arcobaleno a segnare una via possibile, è l'arcobaleno dell'amore, che inaspettato in qualsiasi stagione della vita arricchisce e trasforma cuori, armi, pensieri, unendo le diversità, accorciando le distanze tra i popoli e le nazioni per accogliere l'altro, che ci viene incontro dal fondo di una strada sconosciuta da percorrere insieme. Os! Grazie a tutti e buona serata e un grandissimo in bocca al lupo al sindaco. Quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene e non trovo chi a me. Giura che tu non sei più niente, ma giuri inutilmente con madrasse più. Si cerca scusa a gente, hai ferma non sei tu.
sulla mente, marindo core niente, non tiene niente più. E moro ogni momento, te sono e non sei tu. Core niente, non tiene niente più. E moro ogni momento, te sono e non sei tu. See you.